Antonio Bianco, segretario dell'Associazione Marcello De Cecco, a me l'onere di introdurre le conclusioni ai nostri lavori con una personalità che ha bisogno di pochissime presentazioni e tantomeno da me. Lui non lo sa, ma io lo conosco da tanto tempo, da almeno il 2000, quando Franco Amatori assegnò a me e ai miei compagni di corso in uno dei tanti corsi di storia economica che tenevamo, un volume, una raccolta di saggi curata da Fabrizio Barca sulla storia economica italiana nel cinquantennio, dal secondo dopoguerra fino agli ultimi anni del secolo scorso. E fu lì che lo conobbi. Lui ovviamente non mi ha visto, ma insomma io l'ho letto con molta attenzione, un lunghissimo saggio su una interpretazione particolare di quei 50 anni dove il capitalismo italiano viene sinteticamente descritto come un compromesso senza riforme, che è una notazione sintetica per dire che al centro del sistema italiano stava una grande delega che sia il mercato che lo Stato hanno fatto ai partiti, consegnandoli le rispettive responsabilità nel compito della composizione degli interessi. E fu lì, in quell'occasione, che lessi anche un saggio di Marcello De Cecco, che era compreso in questo volume, dove, come poi ritroverò più volte negli scritti di De Cecco, Marcello si focalizza nella sua interpretazione di quegli anni, identificando l'origine dei mali del sistema italiano in due fattori principali, cioè la finanza e l'educazione. E nel particolare di quei 50 anni, il momento che dove i problemi nascono è nel passaggio generazionale tra una precedente classe dirigente, quella che aveva costruito l'apparato industriale e finanziario italiano dopo la prima guerra mondiale, e la generazione successiva che a partire a cavallo negli anni a cavallo degli anni 60, sia per motivi anagrafici che per motivi politici, si trova a sostituire la vecchia generazione. Era successo che questa vecchia generazione era stata portata proprio dai fatti della prima guerra mondiale a sostituire la generazione ancora precedente, quella dei liberisti educati alla scuola di Pantaleoni e di formazione risorgimentale, che era ritenuta non all'altezza delle sfide storiche dell'epoca, che erano in particolare quelle di costruire un'economia mista. Simili problemi c'erano in tutti i paesi europei e non solo europei. E quindi viene portata avanti, messa a capo del sistema industriale italiano e finanziario, industriale e finanziario italiano, una serie di personalità estratte essenzialmente dai manager delle grandi industrie che erano diventate appunto molto grandi grazie alla guerra, e i burocrati nittiani che la stessa guerra aveva investito di responsabilità inaudite per quella che era lo stato unitario precedente. E al centro di questa della via italiana l'economia mista stava, secondo De Cecco, quello che lui chiama il modello Beneduce. E un modello che era basato su tre assunti principali, un modello finanziario chiaramente, e la concezione dei mercati come insieme di nomi, cognomi e soprannomi, quelle che nel gergo nostro associativo chiamiamo mani visibili. E il secondo assunto era la priorità di uno sviluppo, o di una via italiana allo sviluppo basata sul mercato interno piuttosto che sulle esportazioni, e il terzo assunto principale era che il sistema finanziario dovesse basarsi sugli istituti di tipo bancario, che attivavano operazioni strategiche con la necessità, assoluta necessità, di una garanzia statale per coprire tutti i vuoti di fiducia necessari alla costituzione di questo sistema di economia mista in Italia.
modelli finanziari molto simili ci furono anche in Francia, in Germania, in Giappone, ma quando arrivarono gli anni successivi, quelli delle sfide poste a livello mondiale dalla riapertura dei mercati finanziari internazionali e del Kennedy Round, e a livello europeo in particolare le sfide poste dall'integrazione europea, noi italiani, secondo De Cecco, ci siamo ritrovati con un problema in più rispetto agli altri paesi. Questo problema era quello della qualità della nuova classe dirigente a livello generale, ma soprattutto della nuova classe dirigente nelle banche. E lui ricostruisce questa vicenda, diciamo così, da partire dalla prima segreteria Fanfani, che dal 54 al 59 cambia un po' il corso della concezione della DC del proprio ruolo economico, passando dalla negligenza benigna di De Gasperi a una concezione un po' più leninista del ruolo del partito. E la nuova generazione che va a sostituire i Menichella, i Matteoli e gli altri è una generazione che è educata negli anni del fascismo e che è crucialmente più fedele ai partiti che allo Stato. E quindi è una generazione che ha, secondo De Cecco, dei limiti, diciamo così, forti dal punto di vista educativo rispetto a una generazione, diciamo, più forte da quell'altro punto di vista, che era quella precedente. E che è una generazione che si rivela incapace di controllare quelli che erano i migliori attori del sistema finanziario, cioè le varie BNL, Credito Italiano e la Commerciale Italiana e tutti i loro clienti, essendo incapace di controllarli come era del loro mandato, finisce per favorire i peggiori. Quindi risolve, diciamo così, approccia così al dualismo del sistema bancario italiano. Ed è così che il pluriaffidamento viene retto a sistema, si deresponsabilizza molto il sistema bancario, aumentando così il rischio sistemico e causando questo nanismo generalizzato che ci ha caratterizzato nella seconda metà del Novecento, a livello sia bancario che industriale che economico e fatalmente anche politico. Ebbene, tutto questo viene, secondo De Cecco, è conseguenza della decentralizzazione del sistema finanziario che si osserva, che a sua volta è causata da un problema educativo delle élite bancarie. Questi temi sono stati ripresi anche nei nostri lavori ieri, in particolare da Coltorti, quando citava quella testimonianza dell'imprenditore sull'atteggiamento delle grandi banche, e anche da Vasta con le istituzioni estrattive. E è una narrazione chiaramente molto diversa da quella delle riforme strutturali e dei santi poeti e navigatori, e che ci porta ad affrontare i problemi di questo ventunesimo secolo, dove molti problemi sono stati risolti dal punto di vista di quel primo saggio di De Cecco, cioè la finanza e la banca in particolare si sono gradualmente ricentralizzate. Riforme della scuola ne abbiamo fatte tantissime, anche se non c'è nulla nel PNRR, come diceva Micossi, ma in tutto ciò i livelli educativi dell'elite probabilmente non sono migliorati rispetto a quelli precedenti. E a questo punto, diciamo così, non posso fare nulla di meglio che affidare alla competenza, alla visione, alla originalità di Fabrizio Barca l'onore e l'onere di concludere i nostri lavori. Grazie davvero per aver ricreato il clima. Il clima l'ha ricreato questi due giorni, e chi l'ha organizzato, ma l'associazione, ma tu con queste parole, il clima di quelle riunioni attorno al tavolo nella casa editrice Donzelli, perché alla Donzelli i libri si fanno, i libri collettanei sono fatti incontrandosi una, due, tre, quattro, cinque volte e discutendo, e con Marcello ovviamente non si era d'accordo su tante cose, si era d'accordo su tante altre, e di questo abbiamo discusso tanto e abbiamo offerto anche altre ipotesi. Quindi hai ricreato quel clima non casualmente, non si parla molto in questo paese di capitalismo italiano, se ne parlava con Marcello, ne abbiamo parlato in quella occasione, tornerò un attimo su quando se ne è parlato, però fatemi entrare, è così denso quello che abbiamo fatto oggi, sia dal punto di vista intellettuale che anche emotivo,
Ieri ho anticipato le parole amaro e dolce, ho sentito con interesse ma anche con amarezza e con dolcezza, diciamo, queste due mezze giornate. È un tale misto di teoria e di pratica che non è facile fare una conclusione dove non posso spiccare il volo. Ovviamente è partigiana la conclusione che faccio, come tutte le conclusioni che si fanno al mondo, però deve rimanere legata a quello che ho ascoltato. E allora, noi abbiamo trattato un doppio nodo centrale del capitalismo in genere, con particolare riferimento a quello italiano. Perché? Perché siamo preoccupati del risultato medio, ok. I due nodi che abbiamo trattato, che sono distinti ma strettamente legati, questo è l'affascino delle due giornate difficili: come affidare il controllo delle imprese o del capitale che va in impresa, quindi raccogliere capitale per le imprese, come affidare il controllo delle imprese nelle mani adatte, è il tema fondamentale, nelle mani adatte, di chi le controlla, cioè dei manager che sono i residual claimant, primo punto. Secondo, come disegnare dei dispositivi, diciamo, democratici, che promuovano il fatto che questa impresa abbia un'utilità sociale nel senso della nostra Costituzione, un po' meglio specificato durante la conferenza da Sam, da Lorenzo, da altri, nel senso di Amartya Sen, post Rawls, cioè di una, non solo dell'accesso a una quota adeguata della torta, ma di libertà sostanziale sostenibile, cioè della possibilità di avere, come scrive l'articolo 3 della Costituzione, un pieno sviluppo della persona umana, consentire ai lavoratori che ci lavorano e alle lavoratrici di averlo, e così. Questi sono i due punti. È evidente che questi due nodi sono terribilmente distinti e vanno tenuti distinti, se no facciamo un pasticcio teorico e pratico terribile, ma sono strettamente legati. Sono distinti perché dalla guida adatta deriva, non c'è niente da fare, al di là di tutte altre robe, deriva il livello di produttività e il livello di innovazione. Mani adatte, imprenditoria capace, l'impresa va. Non capaci, non va, punto. Il resto sono contorni. Secondo, dall'esistenza di dispositivi democratici deriva la capacitazione dei soggetti che nell'impresa lavorano prima di tutto e con l'impresa entrano in collegamento. Ma i due temi, e questa è la forza delle due giornate, sono anche terribilmente legati. Perché? Perché nel capitalismo, che non è l'unico modo di produzione, oggi l'ha ricordato soprattutto Anna Gandori, diciamo, ci sono che conviva, la forza del capitalismo è di consentire che convivano all'interno del capitalismo delle forme particolari di capitalismo anche non capitaliste di produzione, di cui è pieno il paese, cui lavora borsa, il 15% della popolazione italiana lavora in forme non capitaliste di produzione. È la forza del capitalismo, se no non avrebbe retto. Nel capitalismo il livello e lo sviluppo della produttività dipendono da due cose. Primo, dal bilanciamento con cui si soddisfano gli interessi dei diversi stakeholders, perché sennò il sistema salta, primo, e poi in maniera più raffinata, presa da Sam e da Belloc, dipende dal contributo di saperi e di impegno, che prima di tutto lavoratrici e lavoratori, e poi anche i consumatori, e i cittadini del territorio, cioè gli stakeholders principali, riversano oltre, come ci ha detto Sam, il mercato, cioè oltre il prezzo che prendono, lo riversano perché ci credono, perché sono impegnati, perché sono convinti, perché non vedono l'ora di capire perché quel pezzo della catena di montaggio non sta funzionando. Come ci ha mostrato Belloc con due correlazioni economiche importanti tra democratizzazione effettiva, ci ha detto, e bilanciamento effettivo di saperi, e la correlazione che ci ha fatto vedere esistere tra questo e la effettiva spinta all'innovazione. Quindi da un lato in realtà i processi di democratizzazione influenzano il livello della produttività, dall'altro il livello della produttività, visto che siamo in una società che produce reddito, dove la moneta non è, come dice Amartya Sen, l'unico, il fine ultimo, però è lo strumento fondamentale con cui compriamo, non tutto, non compriamo la felicità, ma compriamo molto, la produzione, un'elevata produttività è un requisito significativo della capacità di riuscire ad avere un livello adeguato di soddisfazione delle persone. Quindi che le imprese siano nelle mani adatte è significativo anche dal punto di vista della giustizia sociale. Ci ha detto, e l'ha sottolineato 20 volte Sam, e l'ha stato ripreso da altri, nel capitalismo questi due nodi, distinti ma collegati, devono essere risolti in presenza di una
totale, assoluta e crescente incompletezza contrattuale. Questo è il punto fondamentale. E se c'è un'incompletezza contrattuale, che dal punto di vista rigoroso vuol dire l'impossibilità che i soggetti che interagiscono fra di loro stabiliscano cosa devono fare, cosa succederà in tutti i possibili stati del mondo, che è, il contratto di lavoro è un contratto che stabilisce una serie di cose, ma è incompletissimo il contratto tra finanziatori e i manager, è incompletissimo ancora di più il contratto fra l'impresa e gli abitanti di un territorio, in condizione di incompletezza contrattuale, ci ha detto anche Francesco, hai una serie di strumenti le cui due titoli fondamentali sono il controllo, cioè la possibilità di decidere a meno dei contratti che cosa si farà quando succederanno le cose che nessuno aveva previsto che succedessero, quando arriva la Cina, quando arriva uno sconvolgimento, c'è un'altra innovazione, che è il potere di un manager, è la ragione per cui è importante averli capaci, ma dall'altro i rapporti fiduciari, le relazioni informali, i sentimenti, la morale, che possono mescolarsi con il diritto, doveri fiduciari, di cui è pieno il sistema, che stabilisce dei principi generali di comportamento appropriato, ma non li specifica, li lascia al confronto, alla business community, alla business judgment rule, ci vengono non dal diritto americano, vengono dal diritto romano, perché questa roba viene dal diritto romano, transitata attraverso la Gran Bretagna e le Chancery, arrivata negli Stati Uniti e poi ricomprata da noi come se fosse una merce straniera. Prima di venire alle mie amarezze, questo è il tema che abbiamo discusso, questi sono i punti, questo è il fascino di perché le due cose si tengono una con l'altra. Una cosa teorica e poi dopo vengo alle mie amarezze, alle cose più concrete, le amarezze e le dolcezze. Sono due nodi che sono divenuti più o meno, lasciamo perdere l'Italia per un istante, sono due nodi divenuti più o meno importanti con le tendenze in atto, di questo si è disputato in uno dei panel. Io dico sono di quei due nodi, la soluzione è diventata ancora più importante di prima, perché la realtà economica e sociale è scossa da tre enormi, e qui io rimetto insieme Sam con gli altri, perché sono vere tutte e due le cose. Sono forze che non coincidono, che spingono il capitalismo in direzioni opposte. Ci sono tre fenomeni in atto. Primo, l'aumento dell'incompetenza contrattuale. È evidente che siamo in presenza di un enorme aumento dell'incompetenza contrattuale. Con i contratti ci si fa sempre di meno, perché molti servizi, ci ha detto Sam, non sono misurabili, perché la rapidità della variazione tecnologica e della domanda e della competizione asiatica rende impossibile prevedere ex ante che cosa si farà dopo. Come fai a garantire un finanziatore a fronte di un mondo che non è prevedibile? L'assicurazione attraverso i contratti è inefficiente, è disastrosa, l'abbiamo visto, i derivati sono un tentativo drammatico di sostituire, di affrontare questo, di risolvere con risultati molto negativi evidentemente, perché non è risolvibile con competenza contrattuale. Terzo e ultimo, perché la stessa accessibilità a masse enormi di informazione è un elemento destabilizzante di qualunque accordo e contratto possa essere preso. Quindi uno delle due cambiamenti in atto chiede di più di una delle due altre cose. Ecco io come esco dal dibattito che avete fatto. Chiede o più controllo o più fiducia. Chiede tutte e due. Possono avvenire tutte e due le cose. Infatti stanno avvenendo tutte e due le cose che Alessandra in particolare e Sam si sono battagliati. Da un lato sta la capacità di quello che è avvenuto. È aumentata enormemente la capacità di rendere proprietaria la conoscenza. Quindi, come ci racconta Ugo sempre, il 90%, non mi ricordo più qual è la cifra, di tutto il capitale delle grandi imprese è capitale immateriale, una cosa che non esisteva prima. Quindi da un lato il controllo si è esteso enormemente al di là di quello che era la macchina di un tempo, e questa capacità, questo aumento del potere residuale di controllo consente formazioni di monopolio, prezzi monopolistici. Il prezzo del vaccino Pfizer è un prezzo che avremmo, la differenza fra il costo di una dose Pfizer e il prezzo di una dose Pfizer non sarebbe stato immaginabile fino a 10-15 anni fa. Quindi una potenzialità di estrazione di rendita monopolistica che è straordinaria, e quindi uno squilibrio con tutti gli stakeholders, uno strapotere, chiamato Francesco. Ma dall'altro è vero pure quello che ci ha detto Sam. Lo straordinario aumento delle disuguaglianze ha provocato reazioni sociali, un ritorno di fortissime reazioni sociali. L'istruzione di massa,
poi sarà, noi siamo meno istruzione di massa, un aumento enorme delle persone istruite ha aumentato la consapevolezza degli sfruttamenti, delle disuguaglianze, delle cose che non vanno, l'aumento della consapevolezza che alcune cose non possono essere fatte, e la capacità di essere cittadini attivi. Lui la chiama società civile, noi forum la chiamiamo organizzazione di cittadinanza attiva. La crisi, attenzione, dell'organizzazione dei partiti ha tolto uno dei luoghi dove si scaricava questa voglia di menare le mani, di agire, di influenzare l'impresa. Un tempo si pensava di farlo attraverso i partiti, quindi l'organizzazione della società civile, non più solo i lavoratori organizzati, hanno questa fortissima pulsione. E da ultimo, la transizione digitale, la stessa che consente di aumentare enormemente il controllo del capitale, determina anche la possibilità di costruire reti a cavallo del mondo, di costruire movimenti, organizzazioni, di diffondere sistemi di mutualismo, o come i miei amici hacker in giro per l'Europa, di fare delle imprese non proprietarie che sono in realtà legate a rapporti fiduciari, magari come dire, codificati da una blockchain. Quindi apre delle forme non capitalistiche, aumenta le potenzialità delle forme non capitalistiche di produzione in maniera significativa. Sono due forze che spingono in due direzioni opposte, che produrranno, come sempre quando che rispondono all'incompetenza contrattuale, quindi che ci dicono che c'è spazio per cambiare. Anch'io mi iscrivo, ma senza dubbio, sta cambiando comunque il mondo, quindi vuol dire che dipenderà da come noi risponderemo. E qui vengo all'amarezza, perché improvvisamente, abbandonando questo mio entusiasmo per la sessione teorica, le questioni che abbiamo discusso erano più o meno le stesse che discutevamo 30 anni fa, quasi con le stesse parole, in Banca d'Italia, litigando, prendendoci cose, come si faceva in Banca d'Italia, in un enorme, gigantesco progetto di ricerca triennale, che, guardate, arriva proprio, è stata detta una cosa importante, non è che avviene a caso, sì, ce lo siamo inventato in 5-6, ma perché ci viene detto? Perché si capisce che la fine della svalutazione sta ponendo un problema, quindi è stato detto, no? L'arrivo della fine della svalutazione, che è lo strumento compensativo tradizionale del capitalismo italiano, sta arrivando, bisogna fare. E quindi la banca comincia a muoversi in direzioni anche diverse, la legge sulla concorrenza bancaria che si discuteva in vigilanza, il dibattito sull'assetti proprietari del capitalismo italiano, che individuano tre cose. Impresa pubblica, il modello di impresa pubblica in funzione in quel momento, vuoi perché non c'erano più i Menichella, vuoi perché noi dicevamo il modello come era disegnato non poteva volare, cioè era un calabrone che reggeva solo in condizioni post belliche, non volava più, cioè non era in grado di volare, era stato inquinato, era diventato al servizio, avevamo moltiplicato, avevamo fatto Taranto, abbiamo fatto delle cose terrificanti negli ultimi anni, diciamo già a partire in realtà dalla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, e quindi è chiaro che bisognava cambiare. La banca, e nel dibattito che esce fuori, è: o recuperiamo una logica di missione strategica e non tiriamo fuori delle proposte particolarmente interessanti, oppure se si privatizza, è la linea che esce, non da Banca Italia, diciamo, se si privatizza bisogna trovare una soluzione alla separazione proprietà-controllo in forme di governo societario fondate su doveri fiduciari. Quella è la strada, è il suggerimento, cioè rafforzare il ruolo dei tribunali, questo è lo spunto. Guardavamo a Milano, studiavamo le sentenze di Milano sulla due diligence, quello è il pensiero. Secondo, medie e grandi imprese private, quelle di cui ha parlato soprattutto Coltorti, di fronte alla palese non tenuta dei metodi che si erano usati fino al momento prima, la leva della Fiat che calcolammo, ci divertimmo a calcolare, era diventata una leva pari a 40, cioè si controllava con i gruppi piramidali, con i patti di sindacato, fu questo tra l'altro l'origine, lo dico perché inopinatamente Giorgio La Malfa ha reso pubblico questo scambio di lettere che io avrei tenuto per quando ero più vecchio, insomma, di cui parlammo a lungo con Cuccia, che si interessò alla ricerca di Banca d'Italia. Indicammo con l'associazione di Siano Preti, voglio dire, Siano Preti era uno straordinario giurista, molto, molto giovanissimo, prematuramente, con cui lavorammo, stava a Parigi già male, quindi mi viene la pelle d'oca a pensarsi, indicavamo un modello anglosassone, di nuovo, simile a quello che dicevamo per le pubbliche, cioè dobbiamo andare, e proponemmo, gente, diciamo, forse eravamo naif, ma proponemmo una cosa che riguardava il mondo universitario, perché dicemmo, il Tribunale di Milano è l'unico tribunale di cui leggiamo le sentenze e capiamo che hanno in testa l'economia, gli altri non capiscono niente dell'economia, non possiamo avere il modello anglosassone con i tribunali e con la formazione dei magistrati che c'è correntemente. Bisogna rimettere insieme diritto e economia nell'università. Ci fu un tentativo con Guido Rossi e Pierluigi Marchetti,
del sottoscritto e Luigi Bianchi, che poi che era l'assistente di Marchetti, di tentare in bocconi di avviare una riunificazione diritto ed economia, che avendo in testa un processo formativo. Racconto queste cose perché è anche interessante, quando bisogna ricominciare a porsi problemi, capire come si è provato a fare. L'ultima cosa, non vi preoccupate, non è tutta reminiscenza, sistema delle piccole e medie imprese. Venivamo da una battaglia contro il pensiero dominante di Banca Italia, che era molto avverso alla piccola e media impresa e brutta, perché ci sono due retoriche in questo paese, piccolo e bello e piccolo e brutto. Noi eravamo dell'idea che tutti i paesi del mondo hanno il 90% delle imprese con meno di 3 addetti, sono numeri quasi uguali in ogni paese del mondo. Il tema fondamentale non è quello, è quello che questa conferenza ha messo in luce, cioè l'assetto di management. In Germania il 75% delle piccole e medie imprese è governato dal manager esterno, in Italia il 25%, questo è il punto fondamentale, e quindi non fanno il salto dimensionale. E diciamo tutte le cose che stiamo ridicendo adesso, perché erano abbastanza chiare: alto tasso di natalità, elevato tasso di perimortalità, che pure va pure bene, però poi basta, facemmo la legge di Gibra, cercammo di capire, insomma, capimmo che il punto fondamentale era la mancanza del salto dimensionale, quello di cui avete discusso, e che questo era il limite e che bisognava, da questo punto di vista, intervenire, che una delle cause di questa era anche la bassa tassazione dell'eredità. Non a caso in Banca d'Italia produce 3 articoli sulla tassazione dell'eredità, che non crea, a differenza della Germania, in quel momento la 3i si affaccia dalla Gran Bretagna in Italia, perché si accorge che sta uscendo, appunto, come dice, una massa di imprenditori dall'età giusta, pensa che ci sia business, non riesce a fare, diciamo, non riesce a farlo. Cioè in Italia non c'è, per una serie di ragioni che sono state toccate e che non richiamo, una disponibilità all'uscita. Si rimane in governo fino a 85 anni, poi a 85 anni e mezzo si prende una roba e la passi al figlio e la figlia, o alla figlia, e magari solo per fortuna sono capaci. E tutto va a rotolo, si cominciano i bassi salari. Che cosa colpisce di quella storia? Mi sono perso tutto. Questo veniva dopo. Ah sì. Proponiamo alcune cose, alcune ragionevoli. Non è questo il punto. Il punto è che dopo quel progetto, che fu significativo, che pesò in banca, fu oggetto di discussione, anche di, tra l'altro, di una discussione accesa, non tra me e Stefano, ce ne abbiamo avute altre, ma tra me e Pierluigi Ciocca, quindi diciamo tra due persone più vicine dal punto di vista dell'impianto, anche piuttosto dura, come si faceva in banca. Nulla delle spunti e delle idee che emersero da quell'operazione è stata fatta, e ve l'elenco perché se noi stiamo così, perché non sono state fatte le politiche? È emerso, però le ridico. Le privatizzazioni, ma lasciate perdere, si facevano o non si facevano, che era una questione diciamo di altra natura. Ma come sono, il tema era come sono state ricordate quella dell'Ilva, dell'autostrada, del Teleo, cioè non è stata costruita l'assetto proprietario, e quindi non, nell'uno nell'altro, oppure e la riforma del diritto societario ha scritto della roba come se le norme in un paese, disconoscendo quello che avevamo detto, noi stessi che proponevamo più sull'anglosassone, dicevamo però dobbiamo formarli, non è che domani mattina noi possiamo dare nelle mani della magistratura la risoluzione di questioni senza una formazione diversa. Il MEF ha indebolito, il Ministero dell'Economia ha progressivamente indebolito, per quanto riguarda le imprese pubbliche esistenti, che questo è un punto delicato, 30% del capitale di borsa in Italia, nonostante le privatizzazioni. Ma non c'è uno staff in grado di comprendere una parola di idrogeno, una di digitale, una di ferrovia. Un ministro dell'economia non è in grado di dialogare, non di dargli ordini. Non mi fraintendete, noi abbiamo scritto un rapporto come forum su questo. Non si tratta di dare ordini, perché sennò finiamo nel peggio della fase Ministero per le Partecipazioni Societarie, ma di dialogare, di comprendere qual è la strategia paese con questi grandi manager, che sono ancora tra l'altro di livello. Le riforme del diritto societario, l'abbiamo detto, le riforme fiscali hanno abolito progressivamente, una gara fra centrosinistra e centrodestra, le tasse di successione, qualunque che avessimo o no noi ragione, che questo era uno strumento importante, questo è quello che è avvenuto. Sul fronte del sistema bancario non siamo riusciti a creare un environment per cui, come dire, l'esperienza da tamburi, come dire, si moltiplicasse. Non abbiamo spinto in quella direzione la trasformazione neanche delle grandi banche, cioè non abbiamo continuato a non corrispondere alla
problema di Mattioli, cioè di una, anzi abbiamo distrutto dei centri di competenza, e vengo a questo, abbiamo distrutto i centri di competenza sia del medio-lungo termine bancario che della politica industriale, abbiamo distrutto dalla mattina alla sera, forse andava chiusa la cassa del mezzogiorno, ma non andavano recuperate le persone. Può darsi pure, se mi ammazza ciocca se ci fosse, che andasse chiuso l'IRI, ma devi comprendere qual è il gruppo. Io che ho fatto dirigente del generale dello Stato dal 98, ho trovato dispersi, massacrati, mortificate figure di rilievo che avevano lavorato in quegli apparati che erano degli enti pubblici dello Stato. Quindi dispersione totale, non solo non formazione, dispersione dei figli, dei nipoti, dei selezionati della classe dirigente a cui Marcello faceva riferimento. E da ultimo è stato detto, importantissimo, di fronte agli shock, ne abbiamo parlato con Giovanni, di fronte agli shock che arrivavano tecnologici e poi lo shock enorme proveniente da Cina, Indonesia e India, cioè tu dalla mattina alla sera un paese che produce roba tradizionale ti ritrovi con 400 milioni, 450 milioni di lavoratori in più in giro per il mondo che producono le cose che producevi anche tu, è il tema su cui Romano Prodi da tempo è evidente che devi prenderne atto, devi ridomandarti dove ti riposizioni, non puoi, hai salari di allora, adesso se Dio vuole i cinesi sono cresciuti più rapidamente di quello che tutti si immaginavano, i livelli salariali. Quindi di fronte a quello shock la reazione è sussidi, salvataggio, tamponi. Queste sono le politiche pubbliche. Davanti a questo, e vengo agli ultimi due punti, ma il paese è una manna, cioè il paese deve avere una capacità imprenditoriale nascosta straordinaria, che è poi la mia opinione, perché di fronte a questo, cioè noi non ne abbiamo azzeccata quasi una dal punto di vista delle politiche. Eppure, se facciamo i conti di oggi, accantono il dato macro, ma dietro il dato macro, che è quello che è, quindi attenzione, la situazione è gravissima, poi ne diamo interpretazioni diverse, quindi i numeri sono quelli generali di produttività, ma come ci fanno vedere i dati di tanti, di Banca Italia, di studi CERVED, eccetera, il sistema è polarizzato, vi hai fatto riferimento tu, Marco, prima, con riferimento, non è solo che ci sono alcune grandi imprese, c'è un intero pezzo del sistema produttivo italiano che è eccellente. Abbiamo letto il 3%, 3,2, quanto diavolo stiamo, adesso non mi ricordo più, non guardo più i numeri come facevo una volta, di esportazioni in Cina, cioè da punto di la parte del sistema produttivo italiano esposto sulla competenza internazionale è di livello altissimo, abbiamo letto in settori difficili, abbiamo innovato in alcune parti del sistema, penso alle innovazioni realizzate nel campo agroalimentare, guardatevi i paper di Angelica Sbardella usciti in questi ultimi due mesi, prodotti dall'Istituto Fermi, che fanno vedere il posizionamento dell'Italia su un indice difficile, è un indice di Hausmann rivisitato, un indice di complessità tecnologica verde che misura quanto dal punto di vista dei brevetti prodotti, brevetti, l'Italia, brevetti, sì, brevetti, e dell'esportato, l'Italia come è posizionata, diciamo, è una misura di quanto siamo in grado di acchiappare il treno, non di se lo accapperemo, poi il capo dell'istituto ogni tanto, essendo un fisico, diciamo, trasforma la potenzialità in previsione, ma insomma, diciamo che è un... Beh, noi non siamo quasi da nessuna parte primi, non siamo quasi da nessuna parte secondi al mondo, ma siamo spesso terzi, qualche volta quarti, in comparti importantissimi. Lo sa il ministro Cingolani? Non penso assolutamente. Lo sa qualcuno? C'è un centro di competenza in Italia nella quale si sappia che abbiamo un pezzo del sistema che potrebbe essere aiutato, e non è un pick and choose delle politiche industriali cattive, è un indirizzamento, è un'attuazione effettiva dell'indirizzo europeo, non fittizia come abbiamo fatto col PNRR. Quindi abbiamo un sistema biforcato e poi c'è l'altro pezzo di sistema con una parte significativa, ma non farei l'identificazione servizi manifattura tout court, perché abbiamo anche nel sistema terziario un sistema turistico, abbiamo delle macchine turistiche da guerra straordinarie e poi abbiamo delle cilecche che sono impressionanti. A queste corrispondono bassa o alta produttività, bassi salari o salari di fame o lavoro gratuito, che non è stato mai citato il lavoro gratuito, ma il lavoro gratuito è un pezzo importante del funzionamento del sistema produttivo italiano. Ma c'è un'occasione d'oro, 4 mesi da noi senza nulla, proprio nulla. Quindi quella media è importante, perché è molto diverso se tutto il paese fosse, sarebbe un'altra storia se tutto il paese avesse una bassa produttività
o si fosse fermato. Noi abbiamo mezzo paese che non si è fermato per niente, quindi la domanda, e quindi le motivazioni devono essere legate a qualcosa di più micro che macro, questa adesso la dico in maniera rozza, qualcosa che ha a che fare con le macchine, con gli incentivi, con i settori, forse lo stiamo studiando poco sta roba, ma forse dopo questo convegno verrà voglia di farlo. E le imprese pubbliche, noi abbiamo fatto come forum disuguaglianze una Chatham House Rule Survey, cioè abbiamo incontrato insieme a Andrea Roventini e ad altri 11 dei 12, Descalzi non ha voluto essere intervistato, grandi manager pubblici italiani, e abbiamo trovato conferma e abbiamo pubblicato tutto, salvo Chatham House non attribuire le... Abbiamo avuto una conferma di una straordinaria equipaggiamento in comparti importanti, dall'idrogeno ai tubi al digitale. Non parliamo poi della potenzialità della RAI, che è la seconda più potente broadcasting corporation di questo paese, la sua potenzialità è inimmaginabile dal punto di vista dei mezzi digitali, della copertura di rete e anche in parte della qualità del personale che ha. Il problema è la conduzione. Queste imprese hanno qualcuno che gli dà un indirizzo? Qualcuno ha mai detto, e faccio l'esempio RAI perché così vi rimane nella testa, qualcuno ha mai detto alla RAI che quando lavora con Netflix, splendido, e regala tutti i dati sull'audience, sulle risposte che noi diamo quando di pipi entriamo, usciamo, papapà, a Netflix, che ovviamente ci costruisce giustamente le sue policy. Qualcuno ha mai detto alla RAI che potrebbe usarli anche lei, questi dati, con degli obiettivi di coesione sociale? Magari, ma io dico una cosa semplice, magari non è male spingere in una società dove i vecchi stanno lontani dai giovani, costruire dei programmi che massimizzano la presenza dei vecchi. Oggi si può fare, lo fanno le grandi corporation, non lo può fare la RAI? Certo che lo può fare. Come fa i programmi per i carabinieri, anche ben fatti, dove l'obiettivo è chiaro, cioè far amare l'arma, puoi fare una roba che piaccia ai vecchi e ai giovani. Quindi un non uso assoluto dell'apparato produttivo che è di nostra proprietà, che è nostro, che non ha missione, che casualmente incontra nel caso dell'Enel della gente straordinaria che fa delle cose straordinarie, perché è chiaro che dato che le nomine hanno un vaglio pubblico. Allora, di fronte a questo, e chiudo, e allora l'avete detto voi, quindi non devo fare io, quindi questo pezzetto finale, quindi l'apparato è, riassumo e chiudo con 5 titoli. I due nodi sono funzionali uno all'altro, non trattiamo uno senza l'altro, non pensiamo che la democratizzazione è quella cosa che fanno quelli che sono un po' più di sinistra, che arrivano e si pongono oltre la produttività anche il problema del diritto dei lavoratori. No ragazzi, non è più, il mondo non è più così, come privato sociale e pubblico non sono più delle robe separate. Democratizzazione, l'abbiamo chiamata così, e assegnazione appropriata dell'impresa nelle mani adatte sono due cose legate l'una all'altra, fanno parte di uno stesso disegno. Nella botta del capitalismo, nella tendenza del capitalismo nei prossimi 10 anni, questa roba, disegnare una combinazione di controllo, di dispositivi di controllo e dispositivi fiduciari è ancora più importante. Avevamo già capito tante cose, non abbiamo fatto niente, anzi abbiamo fatto politiche sbagliate. Magnifica notizia, perché vuol dire che non è una iattura dell'Italia, non è un destino. Se abbiamo sbagliato, correggiamo gli errori. E quindi, da questo convegno, io riassumo cosa? Primo, questo segnale importante, usiamo l'Europa. Questa è una vecchia cosa che vede uniti perfino Stefano e me. Cioè, l'Europa c'è, usiamola. In questo momento fa la direttiva della Corporate Sustainability Due Diligence, un gruppo di noi si è inventato un modo di valorizzarla, valorizziamola. Il ministro Orlando ha detto che è una cosa che va attuata, ha detto queste parole, ve le leggo perché è inutile che io faccia, ha detto che bisogna fare delle sperimentazioni della direttiva da realizzare in linea con il nostro sistema di impresa. Beh, basta, perfetto. A me piace, poi con The North spesso si discute la parola sperimentazione, cioè a me farebbe paura domani mattina una norma imperativa in cui si dice adesso nascono i consigli fatti così, si fanno in giro per il paese, si crea qualche piccolo beneficio, si lavora con quel pezzo di impresa già sveglio, ci sono imprenditori che già lo fanno, anche se perché lo fanno, hanno degli organi che però non hanno, quindi si lavora con un po' di intelligenza, certo ci vogliono 6-7 persone al Ministero del Lavoro, 6-7 al Ministero dell'Industria che capiscono di che stiamo parlando. E quindi si può fare, e la seconda cosa, favorendo sperimentazione di partecipazione del lavoro attraverso incentivi, ha detto il Ministro Orlando, quindi io penso che su questo abbia tratto le conclusioni, forse ha avuto qualche ispirazione particolare prima del convegno, ma sicuramente riflette meglio di quanto potrei io il convegno. Non entro nel disegno, abbiamo avuto una discussione interessantissima, lo dico che avrete seguito,
che avviene all'interno del forum, però abbiamo concluso con Ugo che ve la siete detta, avete trovato un punto di convergenza più forte di quello che trovate quando discutete non in pubblico, e che diciamo, dimostra un'altra volta l'utilità di un momento associativo. Richiamo solo una cosa di quella conclusione che mi sembra tre verbi. Il dispositivo democratico è un dispositivo che consenta, preveda, renda rilevante, ascoltato, noto, dibattuto con delle cogenze differenziate, quindi consenta, preveda, renda rilevante e, aggiungo solo io questo, finanzi, che ci vogliono i soldini qualche volta, un confronto acceso, aperto, informato e ragionevole, fatemela dire così, Francesco De Nozze ha detto comunicazione, io uso l'espressione di Amartya Sen, confronto acceso, delle scelte strategiche aziendali fra interessi e saperi diversi. È una forma anche di esposizione, di messa a repentaglio del ragionamento della famiglia, che è orgogliosa, che ha voglia, che si trova a dovere, poi c'è stato raccontato, e avviene quasi nel modello tedesco, cioè il fatto che tu debba mettere insieme una strategia, raccontarla a qualcuno che non è, che capisce, che ti contesta, è un elemento per me che sono cresciuto con questo principio, soprattutto in Banca Italia, un po' meno nello Stato. È un principio fondamentale, questa è l'essenza della trovata e questa cosa contemporaneamente fa empowerment, senso di... Però il punto fondamentale che è emerso soprattutto da Anna, ma saperi, cioè quella partecipazione richiede, deve essere informata, e se domani mattina noi buttiamo a repentaglio lavoratori, cioè senza una formazione che gli consenta di discutere di algoritmi di apprendimento automatico con l'ingegnere quando arriva, noi facciamo una cosa dannosa, e addirittura se li spingiamo ad avere solo un ruolo nelle nomine ridiventa una roba all'italiana, perché la politica a quel punto rientrerà, perché ci sarà l'imprenditore con la nomina di Italia Viva, poi ci sta quello di Forza Italia, quello del PD, cioè il rischio è enorme, se riduciamo tutto a un peso sulle nomine risiamo a guaio. Mentre la cosa interessante è se bisogna mettere, cioè se io l'ho detto ieri, se la GKN avesse dovuto raccontare a qualcuno perché stava facendo quegli investimenti che poi non ha neanche spacchettato, non è che cambiava il mondo, però attenzione, il mondo non è che cambia 0-1, il mondo è un mondo come hai detto tu, sconfitta, vittoria, poi si va avanti, è il processo, abbiamo capito che è il processo che conta. Questo mi sembra che sia uscito da oggi, se riuscissimo anche nei confronti del sindacato, lo dico con sincerità, che vedo preoccupato, parliamo da tanto tempo, lo vedo preoccupato, ma non dovrebbe essere più preoccupato se nel frattempo salario minimo, legge rappresentanza, rafforzamento dell'INAIL, cioè la parte negoziale tradizionale si cambia marcia, cioè si torna a riconoscere i sindacati rappresentativi, il ruolo che hanno. Questa non c'entra niente con il negoziato, questa è partecipazione strategica, come la chiamarono Confindustria, CGIL, CISL e UIL nel lontano 2018, senza poi fare assolutamente nulla per dare attuazione all'impegno che avevano reciprocamente preso. Questo va accompagnato da altre cose, di cui dico solo il titolo, perché siamo all'1:30, me l'ho dato proprio come massimo 1:30, c'è un tema di ricostruzione di, prima che di politica industriale, di centro di competenza che sia in grado di farla, anche lì saperi, cioè non puoi fare politica industriale, ci aveva provato un pochino Bersani, aveva rimesso insieme 3-4 persone, non a casa abbiamo visto qualcosa, cioè di un centro di competenza che sia. E poi lasciatemi dire una vecchia strumento, così posso citare anche mio padre, che usava sempre quando parlava di domanda del consumatore, lo Stato consumatore collettivo. Prima di occuparsi d'offerta, lo Stato esprime una domanda, e quella la esprime perché produce il 20% del PIL, che è fatta attraverso gli appalti, compra autobus, compra roba. Noi abbiamo, come forum di disuguaglianza, abbiamo detto prima di altre robe, falla così la politica industriale, gli appalti sono scritti in modo allucinante, favoriscono gli sbagliati, anche, dico a Sam se ci fosse idealmente, nei confronti del terzo settore. Perché noi, in confronto del terzo settore, facciamo appalti per come dire, che concorrono, Stefano, alla riduzione del salario del settore. Perché? Perché li facciamo per ridurre i salari che paghiamo dentro. Quindi l'ospedale esternalizza delle funzioni, fa un appalto e ti ritrovi l'infermiere dell'ospedale che è pagato 1.200, semidignitoso, e quello della cooperativa sociale esterna 800, ma 800 euro. Tu hai bisogno del sociale nel modo che ha detto Sam, perché porta creatività, idea, e perché se lo paghi dignitosamente ti lavora il doppio di quello che vorrebbe lavorare, come Sam ci ha detto durante la pandemia. Quindi una modifica degli appalti è semplice, su quella ci troviamo anche d'accordo in tanti, che possiamo avere opinioni diverse anche su altre cose. A nostro parere di forum, anche eliminare il privilegio successorio dell'Italia, è uno scandalo,
non toccando nessuna eredità fino ai 500.000 euro, ma reintroducendo una roba all'inglese più o meno come livelli, una tassa progressiva sull'eredità, una roba che hanno tutte la più liberale di tutte le cose che si possono fare, che è un elemento che consentirebbe e spingerebbe la famiglia a porsi prima il problema dell'uscita e quindi la spingerebbe forse a richiamare la traida della Gran Bretagna. E poi da ultimo, e chiudo, un'impresa, quello che proponemmo al ministro Gualtieri, ricevendone ascolto pari assolutamente a zero, ma che è ancora sul tavolo, spero il ministro Daniele Franco è impegnato in altre cose, forse il prossimo ministro dell'economia, gli abbiamo detto non devi cambiare le regole del gioco, delle partecipazioni statali, fare cose come diavolo si chiamano, imprese pubbliche, semplicemente costituisci un nucleo permanente, non consulenti, quindi che abbiano presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un esperto di ferrovie, un esperto di digitale, che ti diano e diano al Ministro la capacità di capire che cosa gli dice un amministratore delegato, che il Ministro dell'Economia, ma Fabrizio Barca se lo facesse, non è in grado di capire, e se non è in grado di capire non è in grado di fare l'unica missione che il padrone deve fare, che non è di dirgli come deve fare le cose, ma è rispetto alle scelte politiche del Paese, alle scelte generali, questa cosa che tu hai in testa mi interessa terribilmente, penso ferrovie, tutti attaccano Ferrovie dello Stato e mi azzitto davvero perché non si occupa delle ferrovie regionali, ok? Perché fa solo l'alta velocità e l'alta capacità, a parte che la fa bene ed è una straordinaria impresa, ma è in grado di farla? Nessuno gli ha mai detto che si deve occupare di quella roba. Ci ha difeso da Amazon, forse non lo sapete, perché è riuscita a impedire che Amazon si comprasse la cosa che attraverso cui poi Amazon si compra tutto. Si voleva comprare semplicemente la biglietteria. Beh, sapete come fanno le grandi digitali, si impadroniscono della collocazione del servizio e poi te se magnano. Si è riuscita a tenere, ha costruito un sito, peraltro anche bruttarello, glielo dirà qualcuno che è bruttarello quel sito, non lo so, non credo, forse i ministri non prendono i biglietti, non lo so, ma certamente nessuno gliela deve aver detto perché è veramente modesto, e comunque non svolgono una funzione di collegamento, nonostante abbiano introdotto il trasporto su gomma tra le loro funzioni per sostitutive. Quindi cosa voglio dire? Non dare ordini modello Ministero delle Partecipazioni Statali, come mio amico Franco Amatori ha inteso, tutt'altro, ma fare una cosa che, e chiudo davvero, che questi amministratori delegati ci hanno detto. Dice Barca, Roventini, lo sapete, ma noi non ci incontriamo mai. Noi usiamo i viaggi in Cina per parlare in aereo.